ancora ben trovati a tutti i nostri ascoltatori e ben trovato, lo vedo già collegato con noi via Skype, al dottor Gaetano Napoli, dirigente responsabile della chirurgia toracica mini-invasiva dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II. Buongiorno, io la ringrazio per essere qui con noi, la vedo già intenuta da lavoro, so che poi deve scappare in sala operatoria, quindi saremo brevissimi, grazie, grazie per essere qui con noi. Partiamo subito con la prima domanda, ovviamente parliamo di sanità e parliamo di pandemia, siamo, speriamo, ai titoli di coda di questa emergenza, purtroppo però nel suo campo, nell'ambito sanitario, gli effetti continuano a essere ben visibili, perché sono in tanti, dottore, le persone che durante la pandemia, durante il lockdown, magari hanno evitato controlli per paura anche degli ospedali, e come lei mi diceva bene ieri al telefono, la malattia non conosce fermi, non conosce lockdown e non conosce Covid. Sì, infatti devo dire questo, la nostra filosofia di vita durante tutto il periodo della pandemia, che è ancora in corso, non si è ancora fermata, non ne siamo ancora usciti, è stata quella di assistere i nostri pazienti, perché purtroppo il tumore non aspetta. Il tumore è un anarchico che ha una sua filosofia di vita e procede indipendentemente da quelle che possono essere le nostre direttive. Noi non ci siamo fermati mai. Per fortuna, diciamo, l'istituto è stato pronto, si è organizzato molto bene per mantenere la pandemia al di fuori delle mura del nostro istituto, e siamo riusciti ad assistere tutti i pazienti, ce lo siamo imposti, perché, ripeto, il tumore non può aspettare. Abbiamo dato tutto a tutti, infatti non abbiamo liste di attesa, abbiamo assistito tutti i pazienti che ne avessero fatto richiesta, e perché non ci è sembrato giusto. Morire per Covid è un discorso, morire con il Covid perché magari un paziente non è stato assistito non ci sembrava assolutamente, non ci sembrava giusto, per cui ci siamo dati da fare. Tutta l'organizzazione ha funzionato benissimo, l'istituto è stato prontissimo, la direzione sanitaria, la direzione generale, tutti i miei colleghi sono stati pronti ad affrontare questo problema. Ci siamo protetti, abbiamo tenuto il virus al di fuori delle nostre mura. E a riprova di quello che lei sta dicendo, proprio l'abbattimento, come lei suggeriva, delle liste d'attesa, che in qualche modo fa diminuire anche un fenomeno di cui noi abbiamo parlato per anni anche qui in televisione, che è quello della mobilità passiva. Quindi adesso le persone, dottore, non hanno più bisogno di scappare per curarsi. Beh, diciamo che il motivo del nostro lavoro e del nostro impegno è proprio quello, cioè assistere i nostri concittadini, evitare che vadano fuori dalla nostra regione per un viaggio, il cosiddetto viaggio della speranza. Noi abbiamo delle professionalità nella nostra Puglia che sono perfettamente in grado di affrontare il problema cancro, il cancro del polmone nella fattispecie, per cui diciamo non è necessario che la gente vada fuori. Siamo in grado di affrontare tutti i problemi. Naturalmente c'è sempre un gap fra noi e l'altra Italia, l'Italia del Nord, ma questo gap lo dobbiamo cercare di annullarlo piano piano, perché le risorse non devono andare in altre parti della Puglia. Se si riuscissero a investire nella nostra terra, probabilmente noi riusciremo a fare molto di più. L'istituto, devo dire, con il nuovo direttore generale ha aperto una grande porta verso una innovazione sia tecnologica che anche culturale, per cui diciamo abbiamo grosse speranze per l'immediato futuro di poter fare delle belle cose per i nostri pazienti. Come sempre, dottore, per dare contezza della grandezza di un fenomeno è bene parlare con i numeri, lo facciamo anche a beneficio dei nostri ascoltatori. Quanti interventi, non le chiedo ovviamente il numero preciso, ma siete riusciti a eseguire proprio nel periodo pandemico? Dunque, noi nel 2020, devo dirlo con un poco orgoglio, la chirurgia toracica dell'Istituto Oncologico di Bari è stata la prima in Puglia, ha fatto 158 nuove prime diagnosi di tumori del polmone. L'anno scorso abbiamo chiuso con circa 400 procedure di chirurgia toracica, con 97 resezioni polmonari maggiori, più di resezioni lobari, poi abbiamo fatto
7-8 pneumonectomie più naturalmente altre patologie neoplastiche della parete toracica, del mediastino. Quest'anno stiamo facendo ancora meglio perché siamo arrivati oggi all'11 maggio, abbiamo confezionato 180 interventi di chirurgia toracica e mi sembra un buon risultato per il momento. Direi proprio di sì, infatti le facciamo proprio noi che ascoltiamo i nostri complimenti. Dottore, il vostro ambulatorio è praticamente sempre aperto? Devo precisare una cosa Sì. Certo. importante, però naturalmente io sono una persona, io devo ringraziare l'equipe dei miei colleghi, la dottoressa Pitadamo, il dottor Capotorto, il dottor Lacitignola, la dottoressa Spada, la dottoressa Tota, la dottoressa Lorusso, naturalmente tutto il personale infermieristico, perché questo è molto importante. Io continuo ancora a non far entrare i parenti, cioè i parenti nel mio reparto non ci entrano, sempre per il problema del coronavirus, e quindi ho sensibilizzato tutto il personale infermieristico, e devo dire che è stato eccezionale in questo periodo perché ha offerto ai nostri pazienti tutta l'assistenza psichica e umana in senso generale e sanitaria, naturalmente ai nostri pazienti, per cui sono stati tutti molto, 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 molto bene. Naturalmente il collo di bottiglia del nostro istituto è la sala operatoria, che devo Certo. dire è stato allargato molto grazie al direttore della terapia intensiva e di anestesia e rianimazione, il dottor Giuseppe Caravetta. Le sto già rubando un minuto in più, dottore, però le chiedo un ultimo commento perché vorrei che lei ancora una volta sottolineasse a chi ci sta ascoltando l'importanza della prevenzione. Allora, io sono responsabile della chirurgia toracica mini-invasiva. Chirurgia toracica mini-invasiva vuol dire intervenire con un approccio minimo. Noi adottiamo l'approccio biportale tendenzialmente, cioè facciamo un piccolo taglietto di 3 cm sotto l'ascella del paziente più un altro buchetto di 1 cm. Per adottare questo approccio abbiamo bisogno di tumori di piccole dimensioni in situazioni assolutamente tranquille. Per cui non abbiate, voglio dire alla nostra utenza, non abbiate paura. Un nodulo polmonare lo si può affrontare e prima lo si affronta meglio è. Soprattutto prima lo si affronta e lo si può affrontare con tecniche mini-invasive che sono vantaggiose sotto tutti i punti di vista. Sono vantaggiose perché la degenza post-operatoria è molto breve, parliamo di circa 2 giorni e mezzo, 3 giorni di degenza post-operatoria, quando prima la degenza in una lobectomia si aggirava intorno ai 15 giorni. Oggi parliamo di 2 giorni e mezzo, 3 giorni. Poi è precocissimo il recupero. Il paziente dopo una settimana può già ritornare alle sue attività. È precoce l'eventuale terapia, l'impostazione della terapia adiuvante. È il dolore minimo, quindi il paziente ha tutti i vantaggi di questo approccio. Però la prevenzione. Prevenzione primaria e prevenzione secondaria. La prevenzione primaria naturalmente è legata al fatto di astenersi assolutamente dal fumo, evitare assolutamente ambienti inquinanti. La prevenzione secondaria è la diagnosi precoce. Diagnosi precoce, non abbiate paura del nodulo polmonare. Il nodulo polmonare lo si può affrontare. Venite da noi con fiducia, affidatevi al medico, ecco, non voglio fare il cicero prodromia, affidatevi allo specialista con fiducia. Perché in Puglia, soprattutto, c'è la possibilità di curarvi e curarvi in maniera efficace. Le ho rubato ben 3 minuti in più, dottora. Io la ringrazio, la lascio andare in sala operatoria. Grazie, grazie mille per essere stato qui con noi. È molto gentile, arrivederci, buona giornata e buon lavoro a lei. Grazie Grazie. ancora al dottor Gaetano Napoli, dirigente responsabile della chirurgia toracica mini-invasiva all'Istituto Tumori Giovanni Paolo II.